Ben ritrovati amici telespettatori a una nuova puntata di Opportunity, la rubrica di 99 TV su bandi, corsi, concorsi e opportunità occupazionali offerte dal nostro territorio. L'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia ha indetto una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui affidare l'incarico di direzione di struttura complessa dell'area patrimonio. L'incarico avrà durata fino al 28 febbraio 2018, eventualmente rinnovabile per 2 anni, salvo rientro anticipato del titolare. Possono partecipare alla selezione i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione. Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare apposita domanda di partecipazione con firma digitale esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ospriunitifg@rupar.puglia.it entro e non oltre il 18 marzo 2016. Il bando integrale è reperibile sul sito www.sanita.puglia.it. Azienda sanitaria locale ASLBAT di Barletta, Andria, Trani, ha indetto un avviso pubblico per colloqui e titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario dietista con comprovata esperienza formativa e professionale negli interventi di nutrizione artificiale. Per partecipare occorre possedere la laurea o il diploma universitario di dietista, documentata esperienza negli interventi di nutrizione artificiale, iscrizione all'albo professionale. Le domande di partecipazione all'avviso devono essere inoltrate entro il 2 aprile 2016 e gli aspiranti potranno prendere visione del bando del modello di domanda di partecipazione all'avviso visitando la sezione Concorsi ed avvisi al sito www.aslbat.it. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo determinato di varie figure professionali presso la struttura semplice CRN Radioattività con sede in Foggia. Le figure professionali ricercate sono le seguenti: un laureato in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche con contratto a tempo pieno per 12 mesi, un laureato in scienze e tecnologie alimentari con contratto a tempo pieno per 14 mesi, un laureato in medicina veterinaria con contratto a tempo parziale per 10 mesi, un laureato in scienze biologiche con contratto a tempo parziale per 11 mesi. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente in modalità telematica non oltre il 23 marzo 2016 e a tal fine l'ente mette a disposizione un format elettronico per la compilazione e l'inoltro sul sito web. Il testo integrale del bando, nonché tutte le informazioni relative al procedimento concorsuale, sono reperibili sul sito www.izsfoggia.it nella sezione Concorsi e avvisi. L'agenzia di lavoro interinale Manpower ricerca per un'azienda cliente leader nel settore immobiliare un supervisore amministrativo. La sede di lavoro è Foggia e la risorsa dovrà sovrintendere a tutte le attività di natura amministrativa, contabile e fiscale, oltre che proporre alla direzione generale iniziative volte alla qualificazione dei servizi, alla razionalizzazione della spesa e allo snellimento delle procedure. Dovrà inoltre verificare e garantire la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti, assicurare la tenuta e l'aggiornamento della contabilità. Il candidato ideale ha conseguito la laurea in discipline economico-finanziarie, ha un'ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza pregressa di almeno 5 anni del ruolo, maturata in realtà strutturate, preferibilmente nel settore immobiliare.
e gradita una pregressa esperienza lavorativa maturata all'estero di almeno 2 anni. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.manpower.it. L'Agenzia per il Lavoro IFOA Management ricerca per una residenza sanitaria assistenziale, centro di riabilitazione, una persona da adibire al coordinamento infermieristico. Sono richiesti laurea in scienze infermieristiche, esperienza come coordinatore in strutture assistenziali, master in coordinamento. La sede di lavoro è Vieste e la risorsa titolare di questo tipo di incarico è responsabile dell'organizzazione dei turni e della programmazione delle attività assistenziali. Assegna compiti e coordina il personale, oltre ad occuparsi dell'inserimento di neoassunti. Inoltre gestisce, elabora e valuta i processi assistenziali, collabora alla formulazione del piano di lavoro, degli obiettivi e del piano formativo. Collabora con i medici e il direttore operativo della struttura. L'inquadramento sarà commisurato in base alle esperienze maturate. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.ifoamanagement.it. L'agenzia Open Jobs Metis, filiale di Foggia, ricerca per un'azienda cliente operante nel settore dell'automazione industriale un carpentiere metallico. Il candidato ideale ha precedente esperienza lavorativa in aziende industriali e deve essere disponibile a trasferte oltre a possedere competenze trasversali. Essere cioè specializzato nel taglio di lamiere, nella bullonatura e nella saldatura a filo continuo su lamiera sottile. Sono inoltre richiesti diploma di perito meccanico, titolo di studio equivalente, buona manualità e conoscenza delle attrezzature e degli utensili specifici. Per maggiori informazioni e per candidarsi all'offerta si può visitare il sito internet www.openjobsmetis.it. Questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Opportunity.